possiamo iniziare. 3, 2, 1. Bella a tutti ragazzi, io sono Chef Gabriele del canale YouTube In Cucina con Chef Gabriele. Oggi ragazzi andiamo a preparare una di quelle ricette che in ogni parte del mondo, in ogni regione ha il proprio nome, però per il suo sapore è conosciuto in tutto il mondo. La si può utilizzare come merenda per una scuola, si può utilizzare anche per andare al mare in queste giornate di veramente caldo afoso, e si può con mezzo una bella fetta di prosciutto e un pranzo è fatto, o semplicemente da gustare così croccante, a me semplice e bianca. Avete capito bene, in questa video ricetta andiamo a preparare la focaccia. Andiamo a vedere subito gli ingredienti. Per preparare appunto la focaccia ci serviranno 470 g di farina, lievito di birra secco 5 g, 230 ml di acqua a temperatura ambiente, 115 ml di latte, rosmarino quanto basta, 16 g di zucchero, 12 g di sale, ovvero extravergine di oliva quanto basta, sale grosso quanto basta. Andiamo a preparare subito la preparazione. Prendiamo una ciotolina dove ci andremo ad aggiungere il lievito e lo zucchero. Zucchero e il lievito. E mescoliamo semplicemente. Mettiamo da parte. Prendiamo una planetaria dove ci andremo a versare la farina e il composto di zucchero e lievito. Ora con il gancio a foglia dobbiamo azionare la macchina e facciamo andare. Nel frattempo che la nostra macchina ha iniziato a lavorare, prendete il latte e l'acqua. Andiamo ad aggiungere il nostro latte all'acqua per poi versare a filo dentro la planetaria. A questo punto aggiungiamo sempre a filo circa 15 g d'olio. Come noterete che l'impasto avrà preso leggermente consistenza, dovrete sostituire il gancio, sostituire la foglia con il gancio. Aggiungere il sale e lasciare impastare per circa 15 minuti. Scusate il ritardo, c'è il traffico sulla tangenziale per andare a comandare. Allora ragazzi, 15 minuti sono passati, adesso vedrete la pasta e le mie mani. Ho preso una sfornatoia, l'ho leggermente infarinata e ci ho versato un impasto che si è incordato al gancio. Prendete la farina, vi infarinate un po' le mani e iniziate a dare un paio di pieghe alla pasta. Come vedrete la pasta è molto ma molto umida. Pieghe in questo senso. Ok, una volta data leggermente una forma più normale, la dovete trasferire in una ciotola. Come vedete io qui ho infarinato e la pasta non si incollerà. Ora lasciamo riposare in una ciotola per circa 2 ore in forno spento con la luce accesa. Allora ragazzi, sono passate più di 2 ore, la nostra pasta è lievitata e ora dobbiamo semplicemente prendere una teglia e ungerla con dell'olio. Io qui ci ho versato dell'olio, ora in questo pennello la vado a spennellare per bene. L'olio servirà per non farla, durante il cottura, non farla attaccare alla teglia. Cosa molto importante ragazzi, anche ai bordi dovranno essere ben spennellati. E sì, lo so, teoricamente andrebbe una teglia rettangolare, ma gli estremi, estremi rimedi. Ora ci riungiamo le mani, quindi ce le sporchiamo. Dopo esserci ben unite le mani, questo servirà per non far attaccare la pasta alle nostre mani, la andiamo a staccare e mettere in teglia. Ora la andiamo a spangere e espandere con le mani. Come potete vedere durante la lavorazione la pasta è molto elastica e umida. Ed ecco qui, adesso la nostra pasta va ricoperta e va in forno, va ricoperta o con la pellicola o con un canovaccio come si faceva anni fa, e la dobbiamo mettere a riposare per a lievitare per un'altra ora. Se invece volete una focaccia leggermente bassa e croccante, già è pronta per il forno. Noi la preferiamo un pochino più gonfia, quindi ancora un'ora in forno
con la luce accesa a lievitare. Un'altra ora è passata e è il momento, finalmente siamo arrivati quasi alla fine di questa ricetta. Per prima cosa Cirri, ungiamo le mani, andiamo a dare l'ultima, ok, e andiamo con le dita a creare le fossette. Ora olio a volontà, olio Evo, eccola qui, bella oliosa, e semplicemente rosmarino. Per dare proprio un tocco perfetto io vi consiglierei di utilizzare un rosmarino fresco, ma se non lo avete può andare anche quello secco. Ecco qua. Adesso è il momento di salare. Se avete il sale in fiocchi sarebbe meglio, se non avete il sale in fiocchi potete utilizzare quello grosso, si scioglierà solo un pochetto di meno. Per ultima cosa ragazzi andiamo a fare la cosa che qualsiasi persona normale, a meno che non si chiama Chef Gabriele, anzi executive Chef Gabriele, non vorrebbe fare, ovvero che con un caldo tremendo come questo accende il forno. Riva di nuovo in forno, questa volta in cottura, a 180 gradi per 35-40 minuti. Beh ragazzi, sono passati 40 minuti, la nostra focaccia è pronta. Come potete vederla nella miniatura del video che vi abbiamo messo nell'editing anche qui. E niente ragazzi, anche oggi la nostra video chat è finita. Vi invito a cliccare mi piace alla mia pagina Facebook In Cucina con Chef Gabriele, a iscrivervi al mio canale YouTube and Google Plus In Cucina con Chef Gabriele, a seguirmi su Instagram In Cucina con Chef Gabriele e su Twitter In Cucina con Chef G, a scrivermi con l'hashtag Chef Risponde su ask.fm per rimanere sempre aggiornati su novità e ultime ricette che non sono video ricette ma solo ricette. Seguirmi sul mio blog della piattaforma di Giallo Zafferano In Cucina con Chef Gabriele, link della ricetta in cima alla descrizione, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bella a tutti!